Sacco è la dimostrazione di come si può vivere in una casa dove Dio viene onorato, ma non si può avere ancora la consapevolezza del bisogno di trovare questa salvezza in Cristo Gesù. Al monte dell'Eterno sarà provveduto, ma questo passo ci ricorda soprattutto come al monte dell'Eterno sarà provveduta la consapevolezza di essere bisognosi di ricevere l'angelo del Signore che sappiamo essere il nostro Signore Cristo Gesù. Questo sarà sicuramente e certamente provveduto al monte del Signore. A volte possiamo incappare in delle frustrazioni, possiamo incappare in delle situazioni dove pensiamo che Dio non voglia operare nella nostra vita, ma l'agire di Dio rimane sempre immutabile. Cercate prima il regno di Dio e la sua giustizia, e tutte le altre cose vi saranno date in aggiunta. Isacco non aveva questa consapevolezza. Isacco doveva arrivare fino a quel punto dove doveva comprendere che la sua vita era una vita che, a causa del peccato, era sotto l'ira di Dio. Ma poi si presenta Gesù, ma poi si presenta l'angelo dell'Eterno. Isacco avrebbe potuto fare al suo padre Abramo anche un'altra domanda: Padre mio, ma perché mi fai salire questo monte con il peso di questa legna? Ebbene, Abramo, lo vedremo, è meraviglioso per quanto concerne il nostro impegno per portare un'anima a Cristo, a partire dalle nostre case, a partire dai figli che Dio ci ha donato. Avrebbe dovuto pensare a questa domanda. Ebbene, Abramo, lo vediamo al verso 3, spaccò della legna per l'olocausto. Nel peso di questa legna vogliamo vedere il peso di un'anima lontana ancora dalla salvezza, da Cristo Gesù il Signore, che va in alto per poi incontrare il nostro Signore, Cristo Gesù. Se hai il peso del peccato nella tua vita, questo peso del peccato non può essere diviso con altri. Porta tutto il tuo peso del peccato al monte dell'Eterno, dove sarà provveduto, e lì Cristo Gesù il Signore si manifesterà e dirà: ho pagato io al posto tuo, sono io l'agnello perfetto, sono io il sacrificio, sono io colui che perdona tutti i tuoi peccati.